Ne sono stati prodotti 1.800 pezzi per essere consegnati ai partecipanti della 60esima edizione del Mercatino dei Ragazzi del Calcit. La medaglia commemorativa realizzata dagli studenti dell'Istituto Tecnico Professionale Margaritone, prodotta in serie dalla ditta Aman, si è ritagliata anche un piccolo spazio all'interno della mostra Oro Arezzo, dove è stata esposta. Questa medaglia rappresenta la solidarietà verso le altre persone, perché noi come istituto siamo innanzitutto orafi, però puntiamo anche all'aiutare le altre persone. In questo caso ci è raffigurato dei ragazzi che guardano al futuro, appunto perché bisogna anche aiutare gli altri, e quindi questo. Un impegno che si riconferma anche quest'anno. Questo ormai è decennale per noi come scuola, sono 11 anni che collaboriamo con grande soddisfazione con il Calcit, di conseguenza qui si sta chiudendo il ciclo 2016 e questo per noi è un motivo di soddisfazione. Noi collaboriamo così volentieri con il Calcit, abbiamo dei studenti bravissimi che gli fanno il modello e grazie poi all'azienda di Veneri che li produce in serie per aiutare chi ha molto bisogno di aiuto. Questo è una cosa molto importante anche per noi come produttori, fare produrre queste medaglie che rappresentano un po' tutto quello dopo che fa il Calcit, è un ricordo. Noi siamo l'anello finale praticamente di questa conclusione, di questa 11ª medaglia consegnata dalla scuola della sezione Orafi Margheritone, quindi ringraziamo sia la scuola, l'istituto nella persona del preside, del professor Sisti, che da 11 anni si dedicano alla realizzazione di questa medaglia, ma chi ha prodotto è la ditta Amon dei Fratelli Veneri, che con 1.800 esemplari e qualcheduno anche d'oro sono stati consegnati e consegneremo praticamente durante il mercatino. Quindi ringraziamo sentitamente sia la scuola che la ditta produttrice per quello che stanno facendo per il calcio.